Ciao a tutti e benvenuti, c'è un nuovo video del Club dell'Ornitorinco. Questa volta parliamo di un'idea che è venuta in mente a me tanto tempo fa. Nasce da un'esperienza personale. In realtà mi trovavo a Londra, visitavo la Tate Modern e in una piccola sala c'erano tre tele. Una era una delle ninfee di Claude Monet, datata più o meno a post 1916. Un'altra tela era di Joan Mitchell, dei primi anni 50, era una pittrice statunitense. La terza, invece, era una tela di Lee Ufan, artista coreano, tela datata a fine anni 70. Quindi mondi diversi che in quel piccolo spazio coesistevano e funzionavano benissimo. Da lì l'idea di capire cosa lega queste opere, come abbiamo potuto trovare un percorso che sembrava unirle. Giusto per capirsi, di Monet sappiamo più o meno tutto e trovare informazioni su di lui è facilissimo, non voglio ripetere quello che già sappiamo. Su Joan Mitchell invece sappiamo un pochino di meno a volte, è una pittrice che si forma negli anni 40 e 50 in seno a quella che conosciamo come la scuola di New York, la cucina di una nuova generazione di artisti statunitensi, poi trascorre gran parte della sua vita in Francia, nell'Île-de-France, quindi vicino Parigi. E Lee Ufan invece è un artista coreano ancora vivo che si distingue soprattutto per la partecipazione al Monoha, che è un movimento artistico giapponese, infatti è giapponese di adozione oggi, è una delle figure di riferimento del panorama artistico internazionale oggi. Sì, quasi simili. La prima somiglianza che mi ha attirato così spontaneamente è stata il colore, che è la prima cosa che vediamo, quindi toni dell'acqua, toni della terra, e questo crea una sorta di comunione tra le tre parti. Secondo punto, il gesto. Un gesto dell'artista nel dipingere chiaramente visibile, anche se risolto in tre modi diversi da ciascuno di loro, più fuso in Monet, più distaccato e sovrapposto in Joan Mitchell, più sintetico invece singolo in Lee Ufan, eppure hanno una radice comune, quella di rendersi visibili, quella di dire io sono pittura. Non si va fingendo la texture di qualcosa, ma si lascia vedere chiaramente il fare del pittore nel mentre che dipinge. Quindi natura, gesto e astrazione. Tutti e tre sono sul limite, in realtà. Monet sembra quello che tende più al figurativo, ma in realtà è quasi al di là del confine. Questa fusione fra poli opposti di figurazione e astrazione, ma anche di disegno che sembra scomparire, e di colore, di gesto, è proprio una unificazione che diventa concetto, in realtà. Questo concetto ha una radice storica ben precisa. Sappiamo per certo che già nella fine dell'Ottocento molti artisti francesi, non solo Claude Monet, ma tanti che gravitano intorno a Parigi, hanno accesso alle stampe dell'arte cinese e giapponese. Una tradizione millenaria di paesaggi viene offerta al pubblico europeo e si presenta in maniera insolita, perché sembra completamente estranea questa querelle fra linea di contorno e spazio colorato, che invece abbiamo visto in tante opere dell'arte occidentale, che vedevano queste cose contrapposte, lì invece risolte in un unico gesto. Tutti questi paragoni sono formali, diremmo, somiglianze visive, ma c'è anche, volendo, uno stesso sentimento alla base, una stessa concezione panica della natura che tende a sintetizzare, ad unire, a far prevalere il dato vivo dell'esperienza della natura piuttosto che la riproposizione mimetica del già visto. Esistono anche delle differenze che sono ovvie e sono quelle storiche soprattutto. Non voglio dire che Lee Ufan ha guardato Joan Mitchell, che ha guardato Monet. Magari è successo, ma non si tratta di una filiazione diretta, ecco. Si tratta di reinterpretare con le proprie conoscenze, con la propria tradizione, con le proprie idee, ovviamente, una tradizione millenaria che ci portiamo dietro da sempre. Alla fine quello che ci è rimasto di questa sala con queste tre opere è la possibilità di creare dei legami, di creare dei ponti che vanno al di là dei secoli, al di là dei continenti,
e che ci fanno trovare il simile anche lì dove sembrava non esserci. Qui si conclude il nostro video, vi ringrazio e ci diamo appuntamento alla prossima occasione con i video del Club dell'Ornitorinco. Thank you.